Senti Daniel, io partirei dalla tua presenza qui a Firenze. Non ci saranno i festeggiamenti perché sai quello che è successo in Italia, però quanto ti tocca questa festa legata alla Fiorentina? La festa mi tocca molto perché essere riconosciuto così per una città molto esigente come Firenze mi fa sentire molto fa sentire bene che riconoscano quello che hai fatto nella tua carriera sempre. Per i tutti di club quanto è importante la storia di un club, i personaggi del passato che vengono conosciuti anche dai tifosi oltre che dai giornalisti, lo dicevi pochi minuti fa, insomma hanno fatto la storia di un club. Sì, non tutti sono riconosciuti, non tutti. Mancanza della diligenza di fare di queste cose che sono molto belle, mi sembra che questa sarebbe stata molto più bella ancora se non avessi capitato questo che è capitato in centro Italia, questo discorso del terremoto, tutto questo, però io penso che tutte le società. Vabbè, stare piano. Ciao a tutti. Siccome tu segui la Fiorentina, che impressione hai? Si dice che sia una squadra, anche perché l'ambiente forse risponde un po' così, nonostante gli abbonati, un po' un momento di transizione, di passaggio, triste. Che clima hai trovato al Centro Sportivo oggi? Molto gradevole per me, certo. Perché quando io giocavo non c'era niente. E adesso c'è un Centro Sportivo di Serie A. Cosa che non aveva in quel momento che giocavo. Come squadra non ho la fortuna di vedere molto la Fiorentina, perché non la fanno vedere le partite in la 5G. E hanno fatto vedere, sembra che un po' apposta, la partita della Juventus e la Fiorentina domenica scorsa. E credo che la Fiorentina può fare molto bene nel campionato. Mi piace molto il ritorno di Pantaleo Corvino, mi piace molto. Un signore che capisce il calcio e che può fare cose buone. Senti Daniel, ci sono tanti ragazzi qui che magari non erano neanche nati quando ti giocavi, eppure sono qui per incontrarti. Segno evidente che hai lasciato qualcosa di profondo al di là delle prestazioni sportive. Sì, mi fai diventare più vecchio quando mi fai queste domande. Dice dei ragazzi qua che non hanno visto giocare, no? A noi. Però niente, il calcio va cambiando, uno si va abituando alla vita. Però io ho vissuto qui a Firenze un momento molto, molto bello. Molto bene. Lo più bello anche è che ho lasciato degli amici, a quali vedo ancora, che sono gli ex, tanti degli ex giocatori che hanno giocato con me qui. Corvino nella regione Santa Fe ha preso no, per fare un giudizio a fondo sul giocatore. No. Le domande di altri giocatori forse sì. Ci sono sempre tanti giocatori interessanti. Molto. Tantissimo. Quindi l'Italia è un giocatore di soldi e quindi l'Italia è un giocatore di soldi. Sì, vanno benissimo. La c'è un carattere un po' personale, tante cose. E uno che ha giocato qui in Italia, sa che cosa ha bisogno avere quel ragazzo che arriva qui, perché non lo chiamo più, in un calcio per me oggi è più facile perché prima quando io arrivavo qui era più difficile. L'Italia giocava in un'altra maniera, aveva una filosofia di gioco. E quando ci capitano a giocare contro l'Italia, contro la nazionale, a noi diciamo che era difficile, la squadra che aveva difficile.
Ultima ostinazione. Gli esterni. No quería interrumpir a los muchachos en lo que me están